La gara di andata è un'ipoteca a cui manca solo il timbro. Ondo Tarile, ma il calcio è lo sport più bello del mondo proprio perché non c'è mai niente di scontato. Allora, return match tra Livorno e Albenga dice sì che la formazione genovese è monte forte del 3-0 in terra in Gauna. Ma ci sono ancora 90 minuti prima delle semifinali. Gli uomini di Grandoni, con tanto di ultras al seguito, si presentano a Genova credendo in quella che sarebbe un'autentica impresa. Infatti, è un Albenga che parte aggressiva, anche se nel primo quarto d'ora l'unica azione da segnalare è il gol annullato. Ci sembra giustamente a Carbaglio, che infatti non protesta neanche nel miglior momento degli ospiti. Però arriva il vantaggio del Livorno, un rilancio di Azzori direttamente per pulire la sua area di rigore, arriva ai margini di quella avversaria, la seconda palla del contrasto tra Canda e Brignone, la prende Tripoli che controlla e scarica sotto l'incrocio dei pali. Terzo gol in due partite di post season per l'ex Savona dopo i due della gara d'andata, uno dei quali attribuito erroneamente dal sottoscritto a Brusacà. Tripoli, che sembra bissare la doppietta di 7 giorni, fa la mezz'ora al numero 26 al termine di un'azione da PlayStation, fa sedere un avversario ma incredibilmente mette a fil di palo, e allora l'Albenga prova a rispondere subito perché passano 20 secondi e ci prova Lupo, il 32 da ottima posizione conclude troppo centralmente per impensierire Azzori. Gli ospiti hanno un'altra occasione per pareggiare al 40esimo con Carbaglio, che però da ottima posizione calcia male, consentendo così al primo tempo di terminare col massimo vantaggio e forse anche col minimo sforzo per il Livorno. Ripresa che inizia ancora con Pietro Tripoli sugli scudi, il 26 che si crea lo spazio per il tiro al minuto 7 sugli scudi, ci finisce però anche Gian Rossi che con una super parata tiene la gara ancora in bilico, ed è un intervento che diventa decisivo al 23esimo, quando cioè dopo una fase di stallo del match Costantini ha un po' di spazio per liberare il tiro, quando è così difficilmente il numero 10 non prende la porta e facilmente segna, come in questo caso perché la botta del capitano albenganese incenerisce Azzori e vale il pareggio d'orgoglio per i bianconeri, anche perché c'è troppo poco tempo per la remontada. Al minuto 38 Gian Rossi compie un altro intervento decisivo su De Martini, decisivo anche perché è l'ultima occasione di un match che premia il Livorno nella doppia sfida, l'Albenga e i suoi tifosi per l'orgoglio dimostrato. In semifinale ci vanno però gli uomini di Monteforte, sarà derby genovese con la Genova Calcio.